Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Ci siamo, è uno dei personaggi più attesi tra i big, Elettra Lamborghini, ciao! Hi, ciao! Hi, ma come ti devo parlare? Facciamo no, in Italia. No, io dico sempre hi, poi dirò anche bitches, però... L'ho detto adesso, ma non l'avrei detto. Sul palco dell'Ariston ci aspettiamo di tutto, la canzone comunque è una bomba, è bellissima. Grazie, grazie mille. Raccontaci un po' com'è nata. E com'è nata, dunque? Io... È stata 2 settimane che cercavo la canzone per Sanremo, quindi mi sono chiusa praticamente in studio, quindi passavo da un produttore all'altro, da uno studio all'altro. Quel giorno lì in particolare avevo la febbre, venivo da un'altra sessione tutto il giorno che era andata normale, era l'opzione B. E mi fanno dai vai in studio che c'è appunto Canova, c'è Petrella che è appunto l'autore e il produttore. E io presa bene, sono andata nonostante la febbre, non avevo neanche più voce, proprio ero col mio tè e abbiamo iniziato a fare della musica. E ero talmente presa bene che mi sono chiusa in studio nonostante fossi ammalatissima e ho continuato e eccoci qua. Il risultato è bellissimo, invece per quel che riguarda giovedì con Mischetta sul palco, come hai scelto quella canzone? Ah, io sono carichissima. Sono veramente carica. L'abbiamo scelta perché volevo una canzone iconica. E insomma, diciamo che non succederà più. È la tipica canzone che ascolti quando sei in discoteca, no? Che a una certa mettono tipo gli anni 80. E, quindi non lo so, mi fa prendere bene. E ho deciso quella canzone. Molto bene. È un palco importantissimo Sanremo, dà un'adrenalina unica. Noi lo sappiamo comunque avendoti avuto ospite a Radio Bruno Estate diverse volte che quando ci sei tu insomma si scatenano tutti, urlano tantissimo. Il pubblico dell'Ariston è molto particolare, però bello lo stesso, no? Sì, nel senso... Sì, assolutamente sì, però l'emozione è diversa comunque da dire l'età. Diciamo che... Il mio primissimo concerto è stato a Los Angeles, allo Staples Center, quindi dico ma sì dai, cosa vuoi che me ne freghi, no? E in realtà l'emozione c'è sempre. C'è sempre e non deve mancare, invece nel frattempo comunque sta per uscire o deve uscire comunque il tuo nuovo album. Esatto, Twerking Queen, il resto è snada, esce il 14 ed è la versione speciale del mio album e quindi niente, dopo Sanremo ci sarà ancora tanto lavoro da fare. Però questo 2020, partito alla grande, no, con Sanremo, ma è un anno importante perché qua ci si sposa. Così dicono, eccoci qua. Così dicono. Ci sono tanti preparativi da fare, insomma un anno bello intenso. Sì, sì, è vero, molto intenso, vedremo. Senti Elettra, in tutto questo circo bellissimo che è quello che circonda, no, al palco dell'Ariston qui a Sanremo, c'è una domanda che ancora non ti hanno fatto e dici ma perché non me l'hanno fatta e che vuoi dire agli ascoltatori di Radio Bruno la risposta? Qualcosa di te, qualcosa che non è mai svelato, una tua passione, qualcosa? No, in realtà vedo tutti che... mi stanno mettendo una grandissima responsabilità sulle spalle perché pensano tutti che io non sia preoccupata. In realtà mi sto preoccupando anche io perché non sono mai stata così emozionata, per cui diciamo un po' questa... mi stanno mettendo un po' il gruppone sulle spalle. Ma no, guarda, secondo me ti devi divertire perché è un momento unico e soprattutto noi ci aspettiamo tantissima allegria da parte tua. Vedi, vi aspettate, poi magari non lo è. Ma sì che lo sarà, il pezzo è veramente bellissimo, molto radiofonico, quindi insomma lo programmeremo tantissimo. Grazie, no, in realtà scherzo, sono tranquilla. Molto bene, con tranquillità, forse. Salutiamo e ringraziamo Elettra Lamborghini. Radio Bruno al Festival di Sanremo. In collaborazione con l'Isola dei Tesori, Grissinbon, Renault Franciosi, Nutrileia, ODS Giocattoli, Ital Pizza, Biper Banca, Marlù, diversamente tu.